siamo a Cervinara, a Borgo Pirozza, per parlare di sabato 22. Ci sarà dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata, cileggiando. Come è nata l'idea, e soprattutto in un borgo così bello, finalmente si parla anche di ciliegie? Beh, allora, l'idea è una diretta conseguenza di quello che era già quello che ci siamo prefigurati nel momento in cui abbiamo costituito questo comitato Borgo Pirozza. Abbiamo sempre detto che il nostro fine ultimo è quello di valorizzare, appunto, come hai appena detto, questo borgo così bello, e lo abbiamo fatto nel mese di dicembre con la sagra del tartufo, però poi abbiamo pensato anche ad uno dei prodotti tipici di Pirozza. Chiunque viene a fare una passeggiata per Pirozza, soprattutto nei mesi di marzo-aprile, resta colpito dalla bellezza di questi alberi di ciliegio in fiore. Ce ne sono una quantità incredibile proprio in giro per tutta Pirozza, e quindi abbiamo pensato di valorizzare un prodotto che, pur essendo tanto diffuso, alla fine era anche poco conosciuto, perché le signore, le che abitano qui da sempre, parlano di questi alberi di ciliegio, di come la loro produzione sia stata importante per il borgo fino a qualche anno fa, però oggi ci sono persone anche di Cervinara che, se si parla di Pirozza e di ciliegia, alza le spalle come a dire: e che c'entra? E invece c'entra, perché è uno dei nostri prodotti tipici, e quindi abbiamo ritenuto giusto rivalorizzarlo e creargli una festa intorno, che non sarà soltanto una festa a base di ciliegie, ma sarà il prodotto fondamentale. Avremo dolci, liquori, piatti e poi ci sarà musica. La festa avrà inizio intorno alle 17:30 di sabato 22 con la scuola di ballo di Lisa Lengua e di Mariella Lengua, della palestra Hello Fitness di Marcello Casale. Continuerà con Gigio Beat, che tutti conosciamo, che ci allieterà con la sua musica e i suoi collaboratori, e poi ci sarà tanto, tanto divertimento. Sicuramente tutti coloro che verranno a trovarci saranno ben accolti, e speriamo che, come già successo la volta scorsa con la sagra del tartufo, vogliano essere in tanti ad onorarci della loro presenza. Ci sarà anche un collegamento tra ciliegia e tartufo, poi chi viene scoprirà a che cosa sto facendo riferimento.